Amici bellini, mi sveglio e ci sono buone notizie, quindi le dobbiamo sviscerare. Mamma mia, qua sto cercando il nuovo ufficio, ma macello. Cominciamo, cominciamo. Ciao da fluido! Ma che è questa? È un'interferenza, no? Non ci fate caso, non ci fate caso. Vi invito a scaricare OneFootball perché molti amici bellini mi mandano la notizia che arriva, che rimbalza da OneFootball sul fatto che fortunatamente tutti i negativi, i tamponi del Napoli, questi fatti ieri, quindi ieri martedì, rispetto alla domenica con cui avete fatto, però io non posso fare come si dice, delle illazioni oppure delle ipotesi, perché a livello di scienze, io poi vi posso dire il 4-2-3-1 col 4-4-2, ma o vi posso parlare di musica, ma a livello di scienza non è roba mia. Allora mi faccio aiutare da chi? Mamma mia, la luce, siamo passati dai rumori alla luce. Mi faccio aiutare da chi ne capisce perché lo ha studiato e lo continua a studiare ed è materia sua. Allora, sono appena usciti i risultati dei tamponi dei calciatori del Napoli e sono tutti negativi, come secondo me c'era da aspettarsi. Innanzitutto perché il tampone è stato fatto poco tempo dopo, pochissimo tempo dopo il contatto con i calciatori del Genoa. Seconda cosa perché, a mio avviso, sempre il contagio fra squadre che si affrontano su un campo di calcio, quindi all'aperto, è molto più difficile rispetto ad un contagio intrasquadra. Nella stessa squadra, perché in una squadra di calcio, così come in qualsiasi altro sport, si condivide spogliatoio, pranzi, cene, giornate intere di lavoro, viaggi, notti se fai le trasferte, quindi c'è un contatto prolungato fra gli atleti e molto spesso anche al chiuso. Quindi secondo me possiamo stare tranquilli, però aspettiamo i tamponi di venerdì per essere sicuri. Quindi, ricapitolando, perché io mi sono posto il problema, dico ok, avete fatto questi tamponi, li avete fatti domenica dopo la partita, li avete fatti lunedì, mi dicono ieri, perché comunque c'è un periodo di incubazione, no? E quello che noi non sappiamo è quanto tempo, se tu lo contrai, quanto tempo poi può stare dormiente all'interno del tuo organismo prima che si manifesti, asintomatico o sintomatico. Queste poi sono le cose che noi ancora non sappiamo e uno si chiede, perché se poi magari sta 3-4 giorni che così non manifesta la sua presenza, che sono negativi oggi, che l'hai fatti martedì, tu li hai incontrati quelli del genere, ti sei abboccato con Masiello domenica sera, e allora vuol dire che potresti risultare poi nei giorni successivi addirittura. Però non ci pensiamo e facciamo conto che siamo tutti negativi, il campionato tira un sospiro di sollievo, il Napoli tira un sospiro di sollievo, guardiamo verso la Juventus, ecco perché se i video, gli ospiti, le cose, sono novità che voi dovete seguire assolutamente solo su questo canale. Mi raccomando, se arriviamo a 5.000 iscritti, e ci stiamo arrivando, però piano piano, diamo una svolta a queste iscrizioni, iscrivetevi al canale a volo. Lo so che voi lasciate i like, gli amici bellini lo fanno, voi che siete meno bellini, che guardate solamente e non vi iscrivete, iscrivetevi, perché poi avrete la possibilità di vincere magliette, tazze, VIP, cioè cose del genere, quindi anche un'intervista personale. Ma vediamo che. Ma dobbiamo fare un attimo un accennino anche di calciomercato, perché si parla insistentemente di questo Soumaré. Nei giorni in cui l'Inter cerca di liberarsi di Nainggolan, allora io piano piano ci penserei ancora un pochino. È una mia idea malsana, è malsana perché non va bene. Sono quei giocatori criminali che nello spogliatoio, oltretutto a carriera finita, mi sembra evidente. Però se tu, capito, come sesto centrocampista, non lo so, ci penserei un pochino. Fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate di un Nainggolan, che io vi ripeto, lo propongo semplicemente perché c'hai un Mertens che è capo spogliatoio. Quando hai Mertens capo spogliatoio belga, allora non credo possano avvenire
schifezze in spogliatoio del tipo io voglio fumare, per esempio, voglio fumare rendendo spogliatoio mio, non me ne fotte proprio, perché Nainggolan sarebbe capace di fare una cosa del genere. Però magari con un Mertens, che ne dite, non credete che si possa apparare? Soprattutto per quanto riguarda il centrocampista, io mi sto convincendo sempre di più che non si farà nulla. Poi non lo so, perché poi manca il sesto e quindi se il Napoli insiste col 4-2-3-1 e allora siamo ampiamente coperti, perché diciamo che Fabian Zielinski tu ci puoi mettere un Demme o un Lobotka nei due, poi hai Elmas che potrebbe fare il jolly così, e poi un pochino tutti possono rientrare anche nel gioco dei trequartisti. Penso ad Elmas, che è stato immediatamente individuato come vice Insigne, ma lo stesso Zielinski può andare lì sotto punta oppure su una delle fasce senza problemi. Fabian potrebbe andare sulla destra, diciamo alla Di Maria, però io continuo a preferirlo più dietro. Demme Lobotka, insomma, tra i due centrali va benissimo, e sì, ce ne vorrebbe un altro se vuoi fare il 4-3-3, però non lo so, non lo so. Potremmo anche, forse, ragionando sul fatto che neanche Koulibaly se ne va, non entrano soldi, perché credo che Koulibaly non se ne va dopo l'annuncio del Manchester City del nuovo difensore, probabilmente è finita tutta, a meno che il Paris Saint-Germain non fa l'ultimo exploit. Verso la fine però sono operazioni complesse. Io credo che ci siamo quasi, possiamo quasi esultare. Non vorrei farlo troppo presto, però sono più le cose, le sensazioni positive che quelle negative. Non lo so, ragazzi, se rimaniamo a 5 là a centrocampo, qualcuno si può adattare. Io credo che va bene anche, giochiamo questo 4-4-2. Paradossalmente siamo tornati un pochino a idee ancelottiane, però la differenza, l'idea ancelottiana con le istruzioni date, non con quel fatto fai tu, c'è del lavoro dietro il famoso pettinare le bambole, l'hanno detto sia uno che l'altro, e su questo mi spaventa un pochino. Ma l'idea del calcio fluido, non liquido, potrebbe anche funzionare quando tutti sono mentalizzati nel sacrificio, perché Lozano è un attaccante, lo fai giocare alla destra, Insigne, alla sinistra, lì ci metti Elmas un pochino più logicamente di copertura, ma alla fine quello è, insomma, stai sfruttando Lozano alla Cagliacón. Se tu pensi sempre al fatto dell'equilibrio, va bene, ma il sacrificio un pochino da parte di tutti potrebbe aiutare a rendere questa formazione plausibile anche con le grosse squadre. Questo è quello che stiamo aspettando adesso da questo Juventus-Napoli, non tanto il risultato, che sì, ci piacerebbe, ci farebbe piacere, ma non per la classifica, per un fatto di convinzione personale, perché stiamo andando aggressivi e coraggiosi. Ma per capire se contro una grande squadra lo vuoi fare, sei tu convinto di farlo, i giocatori sono mentalizzati, sono in grado di farlo, perché non basta essere convinti, devi anche essere in grado. Perché la Juve mi dà l'impressione di essere un po' squilibrata, un po' pazzarella, lascia molti spazi, però poi ha l'individualità per fregarti all'improvviso, e quindi è molto interessante. Diciamo che non vedo l'ora di vedere questa partita in campo, e vedere i giocatori in campo da New York. Ma dopo tutto, lasciate il like, non vi dico altro, perché poi le sorprese sono dietro l'angolo. Amici belline, vi siete iscritti al canale? Lasciate il like, se non vi siete iscritti al canale siete completamente pazzi. E se arriviamo a 5.000 iscritti, io poi vi faccio un regalo, estrazione a sorte, si chiama Giveaway, da Brooklyn. Valerio Solido, no, Saverio Solido, non mi ricordo, non mi ricordo.